Buonasera a tutti, io non faccio l'olio, non vendo pannelli, nella vita vera faccio ricerca e selezione del personale, quindi stasera non sono qui per vendere niente ma per dare qualche consiglio, in quanto la mia seconda vita sul web è una vita da coordinatore di un social business network che si chiama Fior di Risorse. La presentazione l'ho chiamata 20 modi per cercare lavoro sul web solo per fregare Luca Sartori che ce n'ha 10 e quella dell'olio che ne aveva 15, però in realtà spiegherò poche cose su come ci muoviamo. A Milano mi hanno detto trovare lavoro sul web è un po' come fare sesso e questo è uno dei motivi per cui non andrò mai a lavorare a Milano, però ci vogliono sempre dei preliminari che sono un buon CV, un buon motivo, una buona motivazione e un buon partner. Senza queste regole si va da poche parti. Il rischio di trovare dei partner poco affidabili o di presentarsi poco bene. E su internet si trovano anche cose di questo genere. Ed era una pubblicità seria di Adecco. Era seria, non era una presa in giro, era veramente quello che si trova. Un buon CV è il primo strumento di cui si ha bisogno e noi recruiter spieghiamo sempre ai nostri candidati che un buon CV va su una pagina sola. È difficile che un recruiter o un'azienda abbia voglia di leggere 5-10 pagine. Si può fare ottimizzando molto bene gli spazi, per esempio utilizzando uno spazio solo per la parte anagrafica, dove si riesce normalmente a mettere bene tutto quello che ci riguarda, di dove siamo, quali sono un po' le nostre istruzioni, i nostri diploma, senza andare avanti o indietro di 40 anni. Su un'altra parte del CV si può tranquillamente mettere le esperienze professionali senza andare indietro di 20 anni, magari mettendo più in evidenza le cose nuove e accennando soltanto alle cose che abbiamo fatto 10 o 15 anni fa. E soprattutto su un buon CV mettiamo gli obiettivi di carriera, perché abbiamo risposto a quel post, perché abbiamo risposto a quella inserzione. Evitiamo di far credere all'azienda a cui stiamo scrivendo che stiamo mandando CV a manetta. Ci vuole poi un buon motivo, non cerchiamo sempre lavoro, cerchiamolo quando abbiamo veramente una necessità, un trasferimento, motivi di retribuzione, ruoli più interessanti, crescita professionale, ma anche qui se non siamo pronti a cambiare lavoro evitiamo, perché rischiamo di bruciarci, perché quando poi ci faranno l'offerta noi non saremo in grado di accettarla e una seconda possibilità difficilmente ce la ridanno. Adecco, better work, better life. Soprattutto troviamo dei partner attraenti, anche qui rivolgiamoci a recruiter che abbiano una storia, che abbiano veramente delle occasioni e delle opportunità. E in Fior di Risorse, che è la community che io seguo, ho diversi partner da questo punto di vista. Una piattaforma di social network è fondamentale perché oggi gran parte delle selezioni si fanno attraverso i social network e da già qualche anno che su LinkedIn gli americani cercano i loro candidati e ora abbiamo imparato anche noi. Scegliamoli bene, Facebook non è il miglior posto per cercare lavoro o per presentarsi, qualcuno ha fatto i soldi scrivendo cose tipo fare business con Facebook, è una cazzata. Perché su Facebook la gente vede veramente che cosa fate nel tempo libero e voi non vi presentate professionalmente per quello che fate. Scegliete un buon social network che fa business, qualcuno che è sul vostro territorio, che lavori molto offline, che incontri le aziende, che metta in comunicazione le persone fra di loro. Oggi è fondamentale, Fior di Risorse ha oltre 2200 contatti, facciamo ogni mese un evento in Toscana, in Emilia, nelle Marche, nell'Umbria, le persone si incontrano all'interno delle aziende per non perderci poi in quelli che sono le mille opportunità del mercato che non riusciamo poi mai a cogliere. Adecco, better work, better life. Io non è che ce l'abbia con Adecco, però erano i più belli che ho trovato. E questo sono io. Grazie. Grazie mille Osvaldo.